con l'Oscar come docente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Maria Teresa Rodano. Vestire il cinema, questo richiamo ha risposto alla lunghissima e meravigliosa carriera di Piero Tosi, costumista cinematografico che ha realizzato come opere d'arte gli abiti dei film di Luigi Sturzo e dei più grandi registi che hanno fatto la storia del cinema italiano del secondo dopoguerra. Piero Tosi però ha anche insegnato costume al Centro Sperimentale di Cinematografia per quasi 30 anni, dal 1988 al 2016. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma, una mostra dal titolo Esercizi sulla bellezza ci racconta la sua attività didattica, corsi monografici in cui si studiava un costume a partire dalle ricerche storiche. Fondamentale la ricerca perché porta a quello che è poi il risultato finale. Lo studio della forma, poi del colore, del materiale, del dettaglio, arriva dalle fonti pittoriche, dalle fotografie, dai libri di moda, per poi vestire un personaggio. La mostra racconta tutto il processo didattico, dalla raccolta dei materiali di partenza alle foto di scena. Mesi intensi di lavoro intorno ad un tema prescelto, con un maestro esigente e meticoloso, che hanno dato grandi risultati, formando professionisti di rilevanza internazionale. In poco tempo, in 2 o 3 anni, lui ha formato persone preparatissime, infatti sono state quelle che hanno fatto, diciamo, il costume del cinema italiano, perché questa sua grande esigenza di parlare della materia, di trasmetterla, di condividerla, era pieno il tempo passato con lui di questa esigenza. E ora parliamo di un